Stream Hardware, questa è una nuova video recensione, in realtà una video preview della Cabinet FT, Raven RV05 di Silverstone. È il nuovo modello appunto della medesima serie Raven e si caratterizza appunto per alcune caratteristiche importanti, tra cui innanzitutto essere la quinta revisione di un modello di successo di questo produttore. Ma soprattutto, diciamo, un ritorno un po' alle origini per via del discorso della rotazione del plate della scheda madre di 90 gradi. Ecco, qui c'è un problema con la parte superiore che purtroppo non so se sia un difetto di fabbrica o altro, non mi interessa, lo vedremo successivamente. Comunque sia, il cabinet è molto interessante perché appunto presenta, come al solito, caratteristiche degne appunto di un cabinet Silverstone. Tra cui innanzitutto una silenziosità molto valida, soprattutto per via della presenza di due switch di regolazione per le due ventole da 180 mm nella parte inferiore, un'estetica davvero formidabile, perché oggettivamente è un cabinet che si fa notare, e performance termiche di assoluto rilievo sia per quanto riguarda la CPU che per quanto riguarda la o le GPU. Come vedremo successivamente. Innanzitutto diamo uno sguardo alla parte esterna del cabinet. Plastica, plastica, plastica. Anche insomma, l'impatto in prima persona non è che sia molto valido per quanto riguarda appunto i materiali utilizzati. Al lato invece troviamo acciaio ed una paratia finestrata con un pannello in plexiglass. Comunque sia, complessivamente la qualità è buona. E appunto ciò che importa in realtà sono altri elementi. Comunque è un cabinet davvero molto carino. Per quanto riguarda quindi la struttura, troviamo questo. Nella parte posteriore, come vediamo, non c'è assolutamente nulla. Per quale motivo? Perché essendo la paratia ruotata, è presente tutto nella parte superiore. Qui vediamo appunto che c'è la predisposizione per un alimentatore. Cioè per il foro, questo è il foro di ventilazione dell'alimentatore che posta in questa configurazione prende aria dal lato e la tira verso e la butta fuori verso l'alto. Questa configurazione permetterà quindi di isolare termicamente l'alimentatore. Ovviamente c'è anche un filtro antipolvere, che in questo caso è rimosso, filtro antipolvere che è magnetico. Per quanto riguarda i filtri, possiamo trovarli anche nella parte inferiore, lungo tutta la lunghezza del cabinet, ovvero nell'unica parte che appunto è ventilata, quindi in sostanza si ha una pulizia molto elevata del cabinet con un impiego di forze, uno spreco di tempo davvero ridotto ai minimi termini. Nella parte superiore troviamo gli ingressi I/O, in-out, che sarebbero due USB 3, audio in, mic in. Power button, reset button. Cos'è questa? Bene, innanzitutto qui non si chiude perfettamente, essendo di plastica, purtroppo c'è un problema. Ad ogni modo, sembra forse un F117 a un caccia, non so se chi di voi ricorda. Modello davvero interessante. Ok. Comunque sia, questo è quanto. 7 periferiche di espansione. Uno switch, anzi due switch come vediamo, per le due ventole da 180 mm. Veloce, medio, lento. Mettiamole sul lento. Ok, questo è quanto. Torniamo a noi. Bene, quindi diamo uno sguardo all'esterno. Innanzitutto, per rimuovere i pannelli, inizialmente anche io ho avuto qualche piccolo problema. Per quale motivo? Perché non sapevo come levarli, non c'era assolutamente nulla. Ho provato a forzare, non usciva niente. Bene, c'è un sistema di sblocco, tale per cui bisogna inserire la mano in questa posizione, fare questo movimento e tirare su con forza. Con forza. Ecco, non si rompe nulla. Però questo è il movimento che è necessario fare. Un'altra cosa che vorrei far presente è che no, la mia telecamera non è storta, il treppiede è posizionato correttamente, ma il cabinet è angolato di circa 15-20 gradi in senso orario. Questo perché
Grazie alla spinta delle due ventole a 180 mm, l'aria, avendo un leggero angolo, porterà ad un ricircolo migliore all'interno appunto del cabinet, evitando quindi la formazione di hot spots, ovvero di aree di calore che non sono dissipate. E questa configurazione l'abbiamo già trovata in un altro cabinet, se non ricordo male era Talon, ok, Sigmatec forse, se non ricordo male. Sì, dovrebbe essere. Comunque sì, insomma, questa è la prima volta che Silverstone utilizza un design simile. Qui appunto vedete la nostra piattaforma di test, che è una Rampage 2 Extreme, GTX 480 EVGA, è un dissipatore Thermalright True Spirit 120 con doppia ventola. E niente, qui c'è un alimentatore FSP da 650 W 80 Plus Platinum che dobbiamo analizzare e recensire. E niente, questo appunto è il layout interno, c'è poco da dire, nel senso che quello che c'era da dire già l'abbiamo detto. Due ventole a 180 mm, perfettamente regolabili tramite la parte superiore. Qui troviamo appunto un bay per gli hard disk. Quanti? Solo due? Eh sì, perché diciamo Silverstone ha adottato un design che permettesse innanzitutto un contenimento massimo degli spazi, pur mantenendo le stesse performance termiche e potenzialità dei precedenti. Chi ci ha rimesso qui la compatibilità per i dischi. È anche vero che più di due dischi generalmente non si montano. Per quale motivo? Perché tanto ormai abbiamo SSD, magari addirittura fino da 1 terabyte, 750 giga, quindi si monta un SSD, un hard disk di storage e abbiamo fatto, non serve altro. E in effetti, insomma, è un sistema decisamente utile. Da notare che appunto manca la predisposizione per gli SSD, perché è presente dietro. Quindi a questo punto direi che no, una piccola precisazione. Appunto, osservate che questo cabinet è molto compatto. Quindi questo significa che installare le componenti qui dentro potrebbe essere un problema. Consigliamo di fare questo. Inizialmente di installare la scheda madre, il dissipatore della CPU, l'alimentatore, la scheda video e poi per ultimi dischi. Per ultimi dischi perché in questo caso l'alimentatore ha una lunghezza di circa 16 cm più 1,5 cm per i connettori. Al massimo si può arrivare a oltre 190 mm, quindi sarebbe potenzialmente compatibile fino a 190 mm, ma ci sarebbe un problema con i connettori, quindi non consigliamo di andare oltre 160-165. Analizziamo la parte posteriore del cabinet. Ecco, anche qui lo stesso movimento. Uno dei problemi principali, se non il problema principale del cabinet, è appunto il cablaggio. E questo purtroppo è una caratteristica di molti modelli Silverstone, perché appunto cercano di fare il massimo, riuscendoci la maggior parte delle volte, ma il problema principale non è tanto davanti quanto dietro. Infatti questa è la situazione. Perché sotto un punto di vista puramente tecnico, possiamo assicurarvi, pluralis majestatis, che è un problema perché innanzitutto sembra veramente caotico e all'atto pratico lo è. Cioè è stato molto difficile riuscire a mettere i cavi in questo posizionamento che appunto ricordiamo che non abbiamo fatto nelle nostre recensioni, non facciamo cablaggi super avanzati con un numero molto elevato di fascette, sistemi che non sono forniti al cabinet per un motivo, perché non è quello che farebbe l'utente medio che acquista questo cabinet. Questa, diciamo, è una situazione abbastanza veloce, abbastanza ordinaria, di ordinaria appunto amministrazione per l'utenza, nel senso, bisogna far passare i cavi dell'alimentatore, sì, bene, dove li facciamo passare qui? Proviamoci, no. Li fai passare qui, no. Insomma, ci sono tutta una serie di problemi che vanno affrontati facendo delle prove e cercando di ottimizzare il discorso.
Comunque sia, vengono fornite alcune fascette passacavo, fortunatamente, ma comunque c'è molto lavoro da fare qui dietro. Oggettivamente non credo che sia una situazione accettabile per un produttore come Silverstone. Spero ovviamente che nelle prossime revisioni RV06 o quant'altro si cerchi comunque di migliorare questo aspetto che, parliamoci chiaro, è cruciale. Comunque sia, qui troviamo due predisposizioni per SSD. La parte posteriore, una predisposizione per un disco, per un lettore ottico slim che appunto esce da questa parte. Qui c'è un LED bianco con un indicatore di stato per gli hard disk di colore rosso e niente, qui appunto la parte posteriore per i dischi. In sostanza questo è quanto, vi invitiamo a leggere la nostra recensione scritta. Perché lì troverete cosa? Beh, i test termici e test acustici. Perché ovviamente questa è semplicemente una video preview, un'anteprima del cabinet. E quindi lì troverete fotografie, dettagli. Se volete chiederci delle informazioni, fatelo. E vi invitiamo appunto a commentare, a farci sapere cosa ne pensate. Un altro elemento molto interessante per chiudere è questo. Appunto. Due solide e robuste maniglie. Questa, in effetti, questo è un aspetto che non era presente nelle altre revisioni, quindi risulta essere una seria novità del produttore. Oltre a questo, cosa ho detto? Cosa non ho detto? Ah, certo, parliamo di compatibilità. Qualche nota molto veloce. Innanzitutto la compatibilità con dissipatori della CPU si ferma a circa 162 mm, specificato da Silverstone. Questo dissipatore Thermalright True Spirit 120 arriva circa a 158. E la VGA, sì, la scheda video arriva fino a 305 mm, non questa, ma potenzialmente. E un alimentatore, ecco, appunto, come abbiamo detto prima, fino a 198, anche se è meglio 160-165, cablaggio posteriore 27 mm, non è molto. E la compatibilità si ferma fino all'EATX, e si consiglia di non andare oltre. Si consiglia di non andare oltre. Quindi Rampage 2 Extreme non più di questo modello, sebbene sia compatibile appunto anche con lo standard EATX, non propriamente, non è menzionato, comunque questa scheda madre è EATX. Altra compatibilità SSI CIB, CEB sarebbe. Ok, questo è quanto. È possibile installare una ventola da 120 mm nella parte superiore o tre ventole da 120 mm nella parte inferiore o due ventole da 140 mm. Cosa consigliamo noi? Scordatevi dissipazione a liquido qui dentro. Utilizzate un buon dissipatore aria. Silverstone ne ha diversi. Ad esempio l'HR02 o 01 sono veramente molto validi. Utilizzando un sistema di dissipazione simile non avrete problemi. Eventualmente anche senza ventola, perché ci sono due ventole a 180 mm sotto. Questa è la situazione. Andate a leggere nella recensione i test termici. Perché sono molto interessanti. Ah, ovviamente questa tipologia di cabinet fa sì che utilizzando più schede video in serie, dato che la ventilazione appunto parte dal basso, non c'è il fenomeno di overheating sulla seconda VGA attaccata alla prima. Questa è una cosa molto importante, che non c'è in un cabinet di concessione classico ordinaria. Bene, questo è quanto. Commentate la recensione, fateci sapere e buona giornata a tutti.